Giuseppe Moschetta è responsabile appunto di questo torneo con la sua squadra, appunto la Gila Soccer. Possiamo dire che questo tipo di manifestazione ormai è diventato un punto di riferimento della nostra città, si sta allargando sempre di più, continuano ad arrivare squadre anche geograficamente distanti. Questo vuol dire che si sta lavorando bene. Sì, vabbè, oddio. Innanzitutto, vabbè, io volevo ringraziare tutte le società che anno in anno partecipano a Mediolanum. Quest'anno sono venuti al Sonnino, c'è il Maenza e penso che continuando a lavorare così riusciamo pure ad andare verso Roma. Infatti c'è Anzio Lavigno, Creta Rossa, Nettuno, le Falasche e penso che lo staff con Roberto Martin, con voi di Mondo Futsal TV, Andrea Palmeggiani, penso che stiamo lavorando veramente bene. Una domanda telegrafica, si attende con grande ansia, con grande fibrillazione possiamo dire, la presentazione fra 2 settimane a Piazza del Popolo. Ci puoi anticipare qualcosa? Sì, allora questa è una manifestazione a Piazza del Popolo che praticamente ci hanno chiamato quelli del comune, l'assessore Nasso, giusto Roberto, che ci ha invitato, ha saputo dei numeri del Mediolanum, praticamente ci ha invitato a fare questa manifestazione e spero che esca una bella cosa, che tutte le società faranno la sfilata con la banda e poi a fine sfilata praticamente ci saranno i calci di rigore. Stile Olimpiadi, prima della, diciamo, prima delle gare. Come si dice, Mediolanum Baby Cup solo per i numeri 1.